A Torino il Salone del Gusto, l'evento biennale di Slow Food che pone l'accento sulle produzioni agroalimentari di qualità da tutto il mondo. L'impegno dell'Abruzzo qual è in questo caso? Sì, l'impegno dell'Abruzzo è chiaramente un impegno di presenza innanzitutto ed è anche come associazione locale un impegno però anche politico. Attraverso le nostre perché politico? Perché attraverso le nostre produzioni di qualità noi vogliamo porre l'accento sull'importanza della tutela di quello che c'è dietro questi prodotti, ovvero il lavoro dei piccoli agricoltori, il lavoro dei piccoli allevatori, di chi all'interno dei nostri territori fa appunto presidio, cioè c'è, nonostante le infinite difficoltà che ci sono oggi nel vivere nelle nostre aree montane. Da queste aree montane c'è la garanzia di poter presidiare il territorio anche in nome di una tutela dell'ambiente, perché sappiamo che attraverso il loro lavoro, che è un lavoro di attenzione anche alla natura, e questo è il grande tema che abbiamo rilanciato quest'anno attraverso questa edizione, quindi un uso accorto delle risorse, un uso attento in un nome e nel nome di una sostenibilità che è sempre stata per loro una sostenibilità ante litteram, quando ancora non diventava uno slogan. Quindi presso il nostro stand si possono degustare sicuramente le produzioni, ma abbiamo anche incontri che rimandano all'importanza anche della tutela nei confronti di queste realtà, quindi dibattiti, seminari e non in ultimo anche ad esempio un gemellaggio con il Giappone, proprio per ricordare anche qual è la nostra fragilità per antonomasia, cioè di una terra che continua a tremare e anche quando poi con il tempo un po' ce ne tendiamo a dimenticarcene. La sostenibilità è ambientale ma deve essere anche economica, come si concilia questo aspetto considerando che il carrello della spesa è sempre più costoso e prodotti di qualità chiaramente implicano dei costi più alti anche per il consumatore? Ok, sicuramente sì, e questa sostenibilità chiaramente è economica, sia deve essere una sostenibilità economica sia per il produttore che per il consumatore, ed è per questo che noi parliamo di un prodotto sicuramente buono, pulito ma anche giusto. La questione del prezzo del prodotto di qualità, a mio avviso, anche a nostro avviso, è un falso problema, perché il prodotto di qualità richiede un'accortezza nell'uso e questo ci consente anche di riportare l'attenzione sullo spreco alimentare, perché spesso i nostri carrelli si riempiono di materie che non sempre hanno una qualità altissima rispetto al prodotto rispetto al prezzo che noi utilizziamo, il prezzo del costo, ma spesso poi fanno una fine brutta che è quella di tornare di nuovo nel ciclo dell'impatto sull'ambiente, cioè ritornano nel ciclo dello spreco alimentare. Quindi il prodotto di qualità richiede questo avvicinamento, che è un avvicinamento di cura e di attenzione, perché il prodotto di qualità ci spinge anche a riflettere su quanto è importante mangiare bene e mangiare attentamente, quindi facendo attenzione a quello che mangiamo ogni giorno, a quello che portiamo sulle nostre tavole, a quello che portiamo sui nostri piatti. Una porzione dei nostri fagioli di Paganica oppure delle nostre lenticchie di Santo Stefano, ma anche dei nostri formaggi, è sicuramente una porzione di cibo che nutre, e nutre il palato, nutre il nostro organismo e non in ultimo nutre anche la nostra mente e la nostra anima. Abruzzo anche quest'anno al Salone del Gusto qui a Torino, lo spazio si deve anche al partenariato interistituzionale Camere di Commercio, Regione Abruzzo e GAL. Che frutti sta portando dopo qualche anno in cui questa macchina si è collaudata? I GAL si occupano soprattutto di valorizzazione
dei prodotti tipici locali, della salvaguardia della biodiversità, quindi non possono mancare a una manifestazione come il Salone del Gusto, che è una vetrina internazionale, una delle più grandi vetrine internazionali. Quindi noi da molti anni partecipiamo a questa manifestazione, e negli ultimi anni si è creata questa ottima sinergia tra appunto Regione, Camere di Commercio e GAL, partecipando tutti insieme, e quindi le aziende pure partecipano in privato, e quindi si crea una bellissima sinergia tra sia le aziende che le istituzioni dell'Abruzzo. I GAL non potevano mancare, come ho già detto, e quindi è importante portare avanti questo discorso e questa manifestazione.